Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nelle terre senesi, precisamente a Gaiole in Chianti, luogo in cui è nata l'Eroica. Per chi non la conoscesse, l'Eroica è una gara ciclistica con bici d'epoca. Si svolge direttamente qua nelle terre toscane, nelle colline toscane, e tocca i principali borghi e paesi di queste magnifiche colline. Oggi io volevo farne almeno una parte, la cosiddetta Eroica Corta, che sono circa un'ottantina di chilometri. Partenza, come ho detto, Gaiole in Chianti. Durante questo percorso vi farò vedere alcuni scenari tipici e più suggestivi di questo famoso giro. Tengo a precisare che l'Eroica completa è di circa 200 chilometri e lì è quasi 50-50 tra strade bianche e strade asfaltate. Vi faccio passare alcune foto delle vecchie edizioni. Potete vedere anche, non solo le bici sono d'epoca, ma anche i vestiti e tutto l'equipaggiamento. Spero che il video vi piaccia e buona visione. Il percorso dell'Eroica è un percorso permanente, quindi troverete lungo la via anche i cartelli direzionali affissi alla segnaletica verticale, quindi non vi potete sbagliare. Abbandoniamo la strada principale e svoltiamo a sinistra. Vedete i cartelli dell'Eroica? Sono sparsi un po' ovunque e vi aiutano tantissimo nel mantenere il percorso originale. Mi sono basato su una traccia originale trovata sul loro sito, che ovviamente vi lascio in descrizione, sia il sito e la traccia. L'ho caricata sul mio Garmin e per ora sto seguendo quella e i cartelli che trovo a giro. Quindi non potete perdervi. A quanto ho letto, alcuni tratti di percorso sono fattibili, ovviamente su asfalto in auto, ma in strade bianche anche in moto. Altro consiglio che vi posso dare è di fare il percorso o fine agosto, inizio settembre, o da metà settembre in poi, per via delle temperature molto alte. E se volete godervi il panorama e il percorso, magari un po' di aria e di fresco è più fruibile. Dopo questo bellissimo tratto di strada bianca in mezzo alle colline toscane, proseguiamo per un altro pezzo di strada asfaltata.
Mancano meno di 10 km all'arrivo a Gaiole in Chianti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Consiglio anche a voi di fare questo percorso, però magari potreste tagliare l'ultimo pezzo che vi evidenzio ora, perché secondo me sì, si passa da un paesino caratteristico, ma non ne vale la pena secondo me. È parecchio ripida, è in mezzo al bosco, che una pineta che non si vede nulla, non si vede neanche i panorami. Quindi il mio consiglio è quello di tagliare lì, verranno sì e no una sessantina di chilometri, forse anche meno. Almeno potete fare una pedalata semplice in mezzo alle colline toscane. Se volete lasciate un like al video e iscrivetevi al canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.